Benvenuti al punto, siamo pronti per un'altra trasmissione, altri 28 minuti con due consiglieri regionali ospiti. Siamo nell'Aula consigliare di Palazzo Cesaroni rispettando chiaramente le norme di distanziamento in questo, chiamiamolo studio in questo caso. Speriamo presto di ritornare nel nostro centro video e nella nostra sala di registrazione. Salutiamo gli ospiti di questa puntata che ringrazio per la presenza, a partire dalla mia sinistra Thomas De Luca, eh, Movimento 5 Stelle, Presidente del Comitato per il Controllo e la Valutazione, saluto Valerio Mancini della Lega, Presidente della Seconda Commissione eh, consigliare. Allora, esatto. eh, gli argomenti sono molti anche perché eh, il Presidente Mancini eh, guidando la Seconda Commissione a così tante deleghe insomma, eh, per sì, approfondimento di proposte di legge o di segni di legge ma anche per audizioni su molteplici eh, temi a livello regionale che partono dalle infrastrutture, arrivano fino ai trasporti per passare diciamo, a tutta l'economia, l'ambiente e via dicendo. E poi dall'altra parte c'è Thomas De Luca che invece Essendo il presidente del Comitato per il Controllo e la Valutazione, che come sapete bene spetta alla minoranza, diciamo, eh, lo dice lo stesso eh, controllo e valutazione eh, verifica tutto quello che viene messo in atto eh, dal punto di vista della Giunta regionale messo in atto dall'Assemblea legislativa. Ma è un tema che poi toccheremo anche più tardi. Adesso partiamo dal tema di attualità che lo è ormai da molti mesi, non parliamo di pandemia in quanto tale, diciamo di, di numeri o altro, parliamo invece di quelli che sono stati gli effetti in questo anno e mezzo eh, sul, a livello sanitario, a livello sociale, ma soprattutto economico ed occupazionale e come può cambiare in prospettiva questa situazione. Parto da Thomas De Luca per arrivare poi eh, a Valerio Mancini. De Luca, facciamo diciamo più che una valutazione eh, una scheda tecnica di quello che è stato quest'anno e mezzo. Ma sicuramente c'è stata una gestione eh, estremamente superficiale sotto tanti punti di vista, sicuramente non è eh, semplice affrontare la pandemia del secolo, ma troppo spesso eh, si è in corso in Particolar modo per quello che riguardava eh, la gestione del, del, degli ospedali, della rete, della rete ospedaliera, ma anche della rete territoriale, con eh, un approccio che è stato volto solo ed esclusivamente a costruire una dialettica politica eh, con il governo invece che affrontare eh, seriamente i problemi. Ora eh, che eh, al governo c'è cioè anche il partito di maggioranza di questa regione a livello nazionale, le cose sicuramente, eh, è cambiata questa, questa, modalità, eh, questa modalità dialettica, quello che rimane spesso, in particolar modo per quello che riguarda la campagna vaccinale, ne parlavamo poco fa, eh, un, una, una modalità eh, ondivagante. On, on che eh, a partire da quella che è stata poi le, le varie, eh, le, le varie diciamo, eh, le campagne di vaccinazione per gli avvocati, eh, situazioni di questo, di questo tipo, hanno portato poi a, a, insomma, a varie situazioni di criticità. Quello che eh, oggi eh, noi chiediamo, chiediamo che ci si metta la faccia, se si crede realmente eh, in eh, questa campagna vaccinale penso che la Presidente De 6 ci deve mettere la faccia in prima persona e non mandare avanti eh, esclusivamente i burocrati. Allora Mancini, eh, poi entriamo in temi diciamo che riguardano più l'economia, eh, però in questa primissima fase so che lei vuole parlare di domani, non di ieri, eh, però oh, voglio dire in questo approccio iniziale di trasmissione. Una linea dobbiamo tirarla per parlare poi di quello che sarà sicuramente un anno e mezzo di sofferenza no? in tutti i settori, prima quello sanitario, poi quello sociale, quello economico e via dicendo. Qual è il suo giudizio? Un giudizio che chiaramente è positivo per l'enorme sforzo che hanno fatto tutti i nostri medici, infermieri, personale sanitario, quindi quello che è definito in gergo generale comparto sanitario perché. Lo voglio ricordare una volta per tutti. Eh, noi siamo partiti in questa eh, fase terribile della pandemia che qualcuno ha chiamato giustamente guerra e i nostri operatori sanitari non avevano i presidi. Dovevano essere garantiti dal governo e non c'erano. Ci dovevano essere le mascherine e non c'erano. Dovevano arrivare i respiratori e non c'erano. Queste persone che oggi in qualche maniera sono sotto attacco con l'obbligo sanitario. Hanno affrontato pazienti positivi al Covid con normali mascherine chirurgiche, che oggi chiaramente fanno questa situazione far abbrevedire la pelle. Quindi, a quel personale, ribadisco ancora a distanza di due anni, anche perché la pandemia, in qualche maniera con numeri importanti, è durata fino al mese di maggio, quindi un ennesimo grazie. Al Governo nazionale, con il Ministro Speranza, che chiaramente non è uno dei miei preferiti, non l'ho detto in mille occasioni. Anche nel nuovo governo, secondo me, andava non tenuto, come perché ovviamente serviva un segno di discontinuità e la gestione pandemica non può non essere stata quella che è stata senza le, le questioni deficitarie del governo. Tant'è che il primo ministro Draghi ha tolto anche il commissario Arcuri per farne un altro. Quindi l'operazione doveva essere conclusa togliendo anche il Ministro della Salute poi gli equilibri politici di questo governo, per l'amor di Dio, però politicamente io. In qualche maniera non posso approvare a livello nazionale che una cattiva gestione di un anno e mezzo a livello di pandemia. Poi per quanto riguarda la Regione Umbria, è evidente, noi siamo arrivati in una, in una crisi che era quella di Appaltopoli e Sanitopoli, non è stato facile perché ricordo che il, eh, il nostro assessore Coletto è arrivato in questa... Regione nel dicembre 2019, il primo di marzo scoppia la pandemia, neanche fosse stato Nembo Kid a riorganizzare quello che era totalmente allo sbando. Si poteva fare di meglio, sicuramente sì, ma bisogna anche essere onesti dal punto di vista intellettuale di quello che ci siamo trovati davanti. Io lo voglio dire, è stato uno sforzo continuo, c'è stato un turnover anche del quadro dirigenziale di tutte le ASD perché. Noi ci siamo trovati, e concludo, dei commissari straordinari nominati dal governo a cui sono poi avvenute delle nomine fatte dalla Giunta. Adesso, quindi, da qui in avanti, potremmo in qualche maniera fare un giudizio giusto, anche se è critico, come giustamente fa e debba fare l'opposizione, ma si può fare da qui in avanti. Per quanto riguarda la pandemia, dal punto di vista dell'accesso, ricordiamoci in questo oh, Paese sono state. Fatte politiche dell'immigrazione, c'era qualche politico che usava questa rima un po' sargastica ma anche drammatica. Meno immigrazione più rianimazioni perché i milioni e i miliardi di euro spesi per l'immigrazione, 5 miliardi all'anno, poi abbiamo scoperto che c'era bisogno di personale sanitario, c'era bisogno di strumentazione sanitaria, c'era bisogno di sanità territoriale. Cosa che a un certo punto si è considerato in questo Paese da anni non necessario e ne abbiamo pagato tutti le spese. Allora, eh, rimettiamo a posto i tempi, un minuto per Thomas De Luca, poi entriamo nella fase post pandemia, anche se purtroppo i numeri attuali ci dicono che non è proprio così. De Luca. Ma, eh, io credo che eh, oggi come oggi sia eh, assurdo continuare... A pensare o a mettersi a discutere diciamo su eh, dei vaccini, sull'efficacia, è chiaro che se vogliamo uscire da questa pandemia la campagna, le campagne vaccinali, lo dicono i dati scientifici, in questo momento sono l'unico strumento per ridurre le ospedalizzazioni. Se noi non andremo a fare, poi io sul discorso dell'obbligo eh, non credo. Sicuramente credo che ci, ci debbano essere strumenti diversi. Ci debbano essere strumenti e che no, vadano a incentivare. No, no, io non dico che credo che vadano incentivate le vaccinazioni. Quindi bisogna far capire, in primo luogo, come si incentivano le vaccinazioni. Mettendoci la faccia. Se realmente si crede in questa, in questa campagna, io voglio che la presidente De Sei ci metta la faccia su questa campagna. Perché, se no, altrimenti è chiaro che se noi non diamo fiducia al, a, a, alle persone. Eh, le persone non... io personalmente ho fatto il vaccino in quanto cittadino delle aree del Cravere, farò la seconda dose fra pochi giorni e credo realmente in questa campagna vaccinale. Eh, obbligo vaccinale, Mancini, sì o no? Assolutamente no, l'ho detto pubblicamente, cioè, chi è considerato eroe senza i presidi oggi non può essere considerato un untore. Le posizioni della Lega sono state anche pesanti su questo punto anche a livello parlamentare europeo. e parlo Francesca Di Donato per dirne una, uno dei più autorevoli europarlamentari, il eh, dottor Siri, eh, abbiamo Bagnai, abbiamo il Bor Borghi, Claudio Borghi, ha anche recentemente espresso questa posizione. Quindi di conseguenza in Parlamento lo stesso Pillone non votato contro l'obbligo vaccinato. Tra l'altro c'è una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 380, che dice chiaramente che non si può fare nessuna prestazione sanitaria senza il consenso delle persone. Io non sono contro i vaccini, ho detto 10.000 volte, chi se li vuole fare se li fa, chi non se li vuole fare non se li fa. Dopodiché, eh, su quello che riguarda eh, un aspetto importante che quest'Aula adesso ha omesso di ricordare il mio collega Thomas De Luca, lo faccio io anche a nome suo perché abbiamo votato insieme, questa è l'assemblea che, su mia proposta, ha voluto per primo in Italia l'uso delle monoclonali per la cura dei pazienti Covid, perché c'era la disponibilità e nessuno si faceva avanti. Ricordatevi a livello nazionale: Speranza rifiutò questo discorso, 50.000 dosi per l'Italia nessuno le volle, noi adesso abbiamo fatto. Questa sperimentazione tra parentesi, ma l'ho domandato l'assessore Coletto, siamo arrivati a 500 persone trattate, zero decessi, tutti guariti. La stessa cosa le cure domiciliari. Non può essere la la vigilattesa, la cura al Covid. Tant'è che io ho fatto un convegno il 27 di marzo in un hotel qui vicino dove sono intervenuti i più autorevoli medici a livello nazionale i presidenti di CIA col diretto e con Freicultura per parlare di nutrizione e di cure domiciliari, perché l'aspetto nutri nutrizionale del soggetto è importante, sono intervenuti medici di ospedale che hanno fatto rete con i medici di famiglia, trattati 1.200 pazienti a domicilio, nessuno ricoverato, nessun decesso, con un protocollo. L'abbiamo rivotato qui in aula, spero che in questa pausa, eh, diciamo come ci sta dimostrando anche il clima di... Eh, pressione non, quasi nulla sugli ospedali. Si pensi alle cure domiciliari da qui in avanti come protocollo condiviso fatto e redatto sulle esperienze positive. Di decine di medici che hanno curato i pazienti nelle loro case piuttosto che negli ospedali. Elita eh, vuole intervenire so, su questo passaggio? Prego. L'abbiamo votato tutti. No, eh. no, ma non solo condivido, ma io mi chiedo: ma le cure domiciliari che dovevano essere fatte sin dall'inizio della pandemia? Noi chiedevamo i covid hotel, noi chiedevamo che venissero trattati, di anticipare le ospedalizzazioni. Però per troppo tempo l'organizzazione dei servizi territoriali nella regione Umbria è rimasta al palo perché non si sono dati gli strumenti alle USCA, ai soggetti che avevano questo tipo di eh, compito per poter intervenire direttamente sul territorio. Responsabilizzare i medici di famiglia, avendo magari chissà quale timore. Mentre i medici di famiglia, contravvenendo a linee guida governativa, hanno curato i pazienti con normali farmaci che si trovano nei banchi delle farmacie. I protocolli nazionali li abbiamo bypassati quando ci servivano altri tipi di strumenti, mentre in questo, in questo caso è chiaro e, e l'abbiamo chiesto decine di volte, abbiamo fatto gli incontri anche con la Presidente De Sei quando ci chiedeva la collaborazione dell'opposizione e poi ci ha sbattuto la porta in faccia. Bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Se c'era la volontà l'assessore Coletto avrebbe potuto mettersi a piena disposizione per poter prevenire le ospedalizzazioni. Allora, Green Pass sì, Green Pass no, così chiudiamo davvero. Mancini, telegrafico. Eh, D'accordo sul Green Pass? Eh? No, 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 tre volte no, così siamo chiari: eh, no, è un documento che in qualche maniera certifica lo stato di salute di un soggetto, nessun cittadino può chiedere a un altro cittadino, ancorché investito da pubblica autorità, il suo stato di salute. Faccio un esempio per tutti: con lo stesso principio, io posso chiedere a chi mi, oggi mi, mi può servire un. Un, un piatto al ristorante oppure mi, mi aiuta in un negozio, gli dico scusi, mi, mi dice il suo stato di salute, se ha delle malattie, me lo può dire. Ecco, quindi c'è una violazione pesantissima della legge sulla privacy. Tra l'altro, la legge sulla privacy non prevede eh, una specie di responsabilità istituzionale e personale, quindi invito tutti quei cittadini che in qualche maniera devono essere vessati da queste manie. A denunciare per uh, violazione della privacy personalmente il soggetto che in qualche maniera te lo chiede. Finisco? No, 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 questo è un aspetto molto importante. L'aspetto della legge sulla privacy non è secondaria perché in qualche maniera tu metti a nudo il tuo stato di salute perché c'è un altro problema: ci sono delle persone che non possono vaccinarsi perché hanno dei problemi di salute e quindi cosa fanno? Non gli diamo il, 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 il green pass. Una cosa assomiglia, vi ricordate quei negozi degli anni 30 dove uno non poteva entrare? Alcune categorie, alcune etnie non potevano entrare. Vi ricordate negli anni 30 anche in Italia dove se non avevi la testa non andavi a comprare il pane? Ce lo ricordiamo? Ecco, questa assomiglia a una dittatura. Quindi la salute sì, misurare la temperatura, chi vuol fare il tampone sì, ma il green pass no perché questo è un atto che misura lo stato di salute allora, personale. De Luca, De Luca eh, lei che dice? No, io dico che eh, ad oggi non c'è eh, uno, diciamo, uno strumento migliore del metodo scientifico per eh, misurare l'avanzamento di una civiltà e oggi come oggi se noi non capiamo che una volta messi in sicurezza tutti i fragili e mettere in sicurezza quei fragili che non si possono vaccinare, vuol dire andare a fare una copertura vaccinale in grado di coprire anche loro. Noi dobbiamo eliminare la circolazione del virus. Perché se il virus circola liberamente, la conseguenza naturale è la creazione di varianti del virus che poi diventano resistenti anche ai vaccini. E quindi noi entreremo all'interno di un circolo che va a porci costantemente verso allungando la fine della pandemia eh, 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 ancora più in là. Quindi o prendiamo sul serio le campagne vaccinali e, eh, e lasciamo perdere atteggiamenti antiscientifici, oppure è chiaro che andremo a finire, che la pandemia la finiremo nel 2036. Eh. Questione, non che io ho detto no, al passo ho... vaccinale, cioè confonde due cose. Io non, cioè, ho, no, assolutamente, io... Io non ho assolutamente, cioè, eh, io, eh, cioè, non è però, ho detto consigliere Mancini, lei ha la coda di vaccini. paglia perché io assolutamente non ho detto <ride> che Cambiamo lei non le ho attribuito alcuna parola. Io sto 10, dicendo 10. che credo nei vaccini e certo. credo che sia l'unico strumento per uscire. Bene, allora ecco, due però temi, la domanda era il Green Pass: non era due temi, due temi che vi sono vedremo cosa voterà la Lega a livello nazionale sul Green Pass e poi. Guarda, due temi molto problema. cari eh, allora. io, a me piace la piazza francese Eccola. io penso che la reazione legittima sia il modello abbiamo francese. dieci minuti, eh, allora eh, parliamo di due eh, diciamo, temi che vi sono particolarmente cari l'ambiente per De Luca ma anche per Mancini, i trasporti per Mancini ma anche per De Luca Allora parliamo di ambiente eh, qui rientrano chiaramente eh, tutti quei Tutte quelle risorse che potrebbero arrivare in Umbria anche attraverso il PNRR, il Piano Nazionale insomma, di Ripresa e Resilienza. Allora ci sono diverse iniziative di De Luca in seconda commissione. Non so, De Luca, come, come vuole approfondire questo tema in due minuti, eh, perché poi avremo occasione per parlarne più in là. In due minuti voglio dire che o prendiamo coscienza che siamo di fronte alla sfida del millennio o incominciamo a capire che. In questo momento la specie umana si trova di fronte alla scelta di dover cambiare totalmente paradigma di sviluppo, totalmente paradigma economico, totalmente paradigma di approccio. Nelle produzioni, nei sistemi produttivi, introducendo economia circolare, introducendo eh, le, diciamo, diverse tipologie di, riduzio, di, di, eh, diciamo, di produzione e di consumo per poter ridurre al minimo le emissioni, oppure noi ci troviamo di fronte al, eh, all'ineduttabile conseguenza che quello che sta succedendo in, nel mondo, quello che è successo in Germania noi lo vedremo accadere sempre di più e ormai i danni di quello che abbiamo fatto negli decenni scorsi sono inevitabili vederlo ora e i cambiamenti climatici ci porranno di fronte a sfide sempre più ampie quello che non è accettabile è l'approccio negazionista secondo io continuo a sentire in giro per l'Umbria, in giro per l'Italia, persone che dicono no, il, la, eh, i cambiamenti climatici derivano diciamo, dal, dalle, vabbè, diciamo, da, 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 dalle mucche, no? mentre in realtà noi abbiamo purtroppo ancora oggi produttori di rischio, le grandi multinazionali, i grandi che, vengono, che vivono in Italia situazioni di impunità, in Umbria situazioni di impunità, eh, di fronte a palesi violazioni di quelle che sono gli obblighi imposti per quanto riguarda i limiti di legge, ad esempio di emissioni di alcuni inquinanti nell'atmosfera, è ora di cambiare registro, la questione ambientale, la questione sanitaria e quindi la salute degli esposti involontari, perché i cittadini che vivono di fronte a situazioni a, 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 ai grandi, a grandi siti produttivi o altro non possono scegliere. Di respirare o di non respirare. È ora che incominci a andare al primo punto dell'agenda politica della Presidente De Sei. Allora Mancini, lei in seconda commissione spesso ha toccato questo tema. Adesso ci sono due iniziative legislative di Thomas De Luca, ma lei in passato eh, l'ha toccato con problemi che riguardano eh, l'ambiente a 360 gradi, no? dalle eh, emissioni d'origine di alcuni territori a diciamo. Eh, pericolo eh, causato da frane eh, e via dicendo eh, come affronterà ecco, nel prossimo futuro questo tema e, come, e qua, a che punto è la sua preoccupazione no, l'affronterò la, la, la con equilibrio perché lo ribadisco la commissione ha lavorato tecnicamente con la collaborazione di uffici regionali che ringrazio di questo in particolar modo di questa istituzione che è il consiglio regionale lo ha fatto con attenzione ed equilibrio perché eh, chiaramente l'ambiente sì, l'ambientalismo no. Quindi credo che ci sia bisogno di un'agricoltura che guarda avanti rispetto dell'ambiente e delle acque, ma già la nostra agricoltura lo fa, quindi anche tanti dati che oggi noi riusciamo a, ad avere da ARPA per quanto riguarda alcuni territori, vogliamo dire leggermente compromessi, non sono chiaramente frutto del lavoro degli ultimi cinque anni del passato che chiaramente si sono. Sedimentati in questi anni, grazie anche agli investimenti che ha messo a disposizione il PSR, molte aziende hanno raggiunto veramente eccellenze sia nella produzione del prodotto sia nel rispetto dell'ambiente. L'accenno che faceva il collega De Luca alle multinazionali, l'emergenza climatica è un fatto che non è che possiamo combattere in Umbria, c'è uno squilibrio delle bilance dei pagamenti quindi le bilanci commerciali, l'Europa è un grande paese esportatore ma è anche un paese enormemente importatore, evidentemente non possiamo importare l'equivalente da un paese come la Cina con 56 milioni di abitanti noi e noi esportiamo in Cina avendo di fronte un miliardo e mezzo di abitanti. C'è da raffreddare l'economia di questi paesi e questo avviene solo con un equilibrio delle bilance delle bilance di pagamento, cioè un equilibrio di produzione, quindi una vicinanza delle produzioni. E' chiaro, i standard qualitativi di rispetto dell'ambiente che sono in Europa non sono quelli di questi paesi e siccome l'aria nel mondo non ha barriere, non ha, non ha confini, bisogna ricordarci che sono tantissimi paesi che fanno disastri ambientali che poi paghiamo in giro per il mondo. A questi paesi va messo un limite. È un limite nella possibilità di commercializzare prodotti, quindi di esportare prodotti, se non adempiono a certe regole. Quello che diceva in qualche maniera Thomas De Luca, vediamo adesso anche a livello nazionale, multinazionali che dalla sera alla mattina chiudono interi stabilimenti, non è un fatto economico, è un fatto economico, ambientale e sociale. Quindi il mondo è profondamente ingiusto ed è profondamente ingiusto anche dal punto di vista ambientale, quindi c'è da lavorarci. E questo lo può fare non l'Italia, ma lo, fa, lo deve fare l'Europa. Allora, questo aspetto ehm... è molto importante perché poi evidentemente da questi paesi la qualità delle produzioni determinano prezzi molto più bassi perché non rispettano le nostre regole. E questo è un fatto che non possiamo sottrascire. Allora, eh, parliamo di caccia De Luca, anche la caccia è un argomento insomma sulla, eh, quale, che riguarda l'ambiente, riguarda anche l'agricoltura, riguarda una serie di fattori abbastanza ampi eh, che in seconda commissione arriva spesso oh, vi chiedo però di farlo in un minuto veramente perché poi parliamo di trasporti e di infrastrutture in questi quattro minuti eh, allora eh, è comunque un argomento di dibattito quello della caccia, De Luca, che riempie le pagine dei giornali, questo anche grazie diciamo, agli interventi dello stesso Mancini. Lei come, come giudica. No, io mi permetto di fare una piccola replica. Voglio dire al presidente Mancini che ci sono cittadini in Umbria che hanno esposizioni a sostanze inquinanti nell'aria nelle loro case che sono pari a quelli, se non a, in certi versi peggiori, a cittadini cinesi che vivono nelle loro città in situazioni di inquinamento vicine alle loro fabbriche. Purtroppo ancora in cui nel, pieno nel pieno occidente, in Europa, dove ci sono determinati standard, ci sono interi, interi quartieri cromati e pieni di nichel. Quindi questa purtroppo è la realtà. Dall'altra parte... Eh, eh, Voglio fare una provocazione. Dichiariamo, ragioniamo per dichiarare questa, spe, questa razza di cinghiale una razza alloctona. Ragioniamo sull'eradicazione, perché se il vero problema in questo momento è inaccettabile che ci siano agricoltori, agricoltori che devono rinunciare a fare le loro produzioni per questo tipo di, eh, di eh, interventi di specie se selvatiche che non, eh, che non hanno alcun tipo di controllo, ragioniamo su un piano serio come... Sembra assurdo, io sono convintamente ambientalista. Associazioni ambientaliste propongono da anni e andiamo a risolvere definitivamente questi problemi. Allora eh, Mancini e se vuole replicare davvero in 20 secondi, perché se no non facciamo in tempo eh, a parlare di trasporti, a Roma eh, La sindaca Raggi per eh. fare un intervento su un parco ha speso 11.000 euro per abbattere 11 cinghiali, 1000 euro l'uno, viene anche bene il conto. La, questa giunta ha fatto un'operazione molto intelligente, finalmente, come non avveniva da anni, si paga con risorse aggiuntive i danni agli agricoltori. Ma cosa ha fatto la Lega, eh, anche grazie al mio lavoro e della mia, della mia squadra? Questo, cioè bisogna e responsabilizzare gli ATC. Tant'è che non è un problema della Lega, sono un problema dei stessi membri che non hanno votato per bilanci ritenuti in qualche maniera viziati. Da ragionamenti che loro non hanno ritenuto giusto votare. Quindi, non è un problema della Lega, è un problema di ATC e abbiamo detto più di una volta di cambiarli. Perché non è un fatto personale, è un fatto politico e anche tecnico. Sono, I bilanci vanno votati entro il 30 di marzo, ci sono due ATC che ancora non hanno completato. Diciamo o in ritardo l'approvazione di questo importante eh, no, volevo semplicemente dire che questi sono i cinghiali che vanno a spasso per Terni, dove c'è il okay. sindaco okay. Latini. No, no, no ma quindi... non abbiamo speso <ride> 11.000 11. euro, euro. No, cinghiali. no, però comunque no, i cinghiali parli. continuano okay, a okay, banchettare vabbè, per no, strada. È euro, ne avete spesi tanti di più? Raggi... Purtroppo in. Eh, Guarda, in se mettiamo a me, lo faccio gratis, 11 euro per abbattere come 11 miliardi. In situazioni assurde, cioè, se lei mi promette in 30 secondi di dare un giudizio sulla situazione dei trasporti in Umbria, le faccio la domanda, altrimenti ci tagliano perché siamo arrivati alla fine. Trasporti, complicato, lo abbiamo fatto come Consiglio regionale, votato da tutti l'adeguamento orario, quindi presa, di, presa visione a questa giunta della possibilità che si può migliorare i tempi di percorrenza, del tratto aperto dell'FCU Città di Castello, Ponte San Giovanni, purtroppo ne prendiamo atto, non ha prodotto nessun risultato. Ho recentemente sollevato il problema dell'A78 perché faccio una battuta: anche il nord dell'Umbria è abitato, quindi l'A78 in qualche maniera doveva essere uno dei temi principali da anni è sul tavolo, quindi anche la nuova giunta ne deve prendersi carico. È stato nominato il nuovo commissario da parte del governo, comunque in quattro mesi in Alta Valle del Tevere non si è visto e quindi è una preoccupazione che esiste, rimane, più tutti giustamente anche le cose De positive di... che ha fatto l'assessore De, De Luca, Però alcuni temi rimangono. Ma diciamo panno. se al nord piangono, al sud diciamo, non hanno più nemmeno gli occhi per piangere, quindi sono pienamente d'accordo che vada fatto un approccio e mi auguro che si riesca a lavorare bene in seconda commissione su questo, anche se non sono membro cerco sempre di fare queste incursioni. Eh, con il presidente Mancini per mettere in primo luogo all'ordine del giorno i grandi temi, come ad esempio penso alla Terni Spoleto, penso alla E78, penso eh, all'alta all velocità Romancona che eh, più volte eh, penso al raddoppio Terni Spoleto che è rimasto fermo al palco. Avremo tempo e modo per parlarne nelle prossime trasmissioni. Avevo molte altre domande chiaramente per entrambi perché gestite comunque due organismi molto importanti, la seconda commissione Valerio Mancini, il comitato per il controllo e la valutazione Thomas De Luca. Lo faremo nelle prossime trasmissioni, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Valerio Mancini e grazie a Thomas De Luca, grazie anche a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.